A Procida continua la battaglia di civiltà sociale dei cittadini di via Regina Elena per chiedere e ottenere la rimozione dell'antenna di telefonia mobile piazzata sul lastrico solaio di Palazzo Mazzella venerdì 18 aprile 2014, nel mentre tutta la popolazione locale era intenta ad assistere alla storica processione dei misteri. Una battaglia che sul piano politico e sociale da mesi viene portata avanti dal Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista guidato da Domenico Savio e a Procida rappresentato da Stanislao Strazzi, che nei mesi scorsi ha visto tanti cittadini scendere in piazza con un presidio di protesta tenuto sotto il palazzo municipale di Via Libertà affinché quell'antenna venga al più presto rimossa. Ma in queste ore alla battaglia di piazza si è affiancata quella legale. Infatti due condomini di Palazzo Mazzella, rappresentati dallo studio legale ischitano Buono Molinaro e seguiti dagli avvocati Bruno Molinaro e Miriam Petrone, hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Al TAR si chiede l'annullamento del permesso di costruire e di tutti gli atti con cui si è concesso alla Vodafone Omnitel di installare l'antenna in via Regina Elena. L'avvocato Bruno Molinaro, dinanzi alle nostre telecamere, ci ha spiegato brevemente quali sono i motivi su cui si fonda il ricorso. A mio avviso sussistono numerosi vizi del procedimento. La Vodafone non ha prodotto la documentazione in modo conforme ai modelli indicati tassativamente dal decreto legislativo numero 259 del 93, ma la cosa più importante è che si è accertato che questa antenna insiste su un lastrico solare di proprietà comune, di proprietà di tutti i condomini del fabbricato Mazzella. E la giurisprudenza è chiara nel ritenere che in questi casi l'esercizio dell'attività edificatoria, alla quale è riconducibile anche la installazione di un'antenna, la realizzazione di una stazione radio base come quella di Specie, debba esigere il consenso preventivo di tutti i comproprietari dell'immobile. Agli atti non abbiamo alcuna prova dell'esistenza di una convenzione dalla quale si è dato ricavare la proprietà esclusiva della Vodafone, quindi in tal caso vale la presunzione di condominialità prevista dal codice civile. E su questa questione della condominialità la giurisprudenza amministrativa anche del TAR Campania si è più volte espressa, nel senso di ritenere illegittimi i titoli abilitativi rilasciati dal comune, il permesso a costruire, l'autorizzazione paesaggistica, qualora non siano stati preceduti dall'approvazione, ripeto, dei comproprietari dell'immobile. Intanto, in attesa che si pronunci il TAR, il PCML continua a chiedere la sollecita rimozione di tutte le antenne di telefonia mobile presente nei centri storici abitati di Procida, attraverso l'immediata approvazione di un regolamento comunale che ne preveda l'installazione solo in luoghi lontani dalle abitazioni e dagli istituti pubblici. Un regolamento che, nonostante i proclami dei mesi scorsi del sindaco Vincenzo Capezzuto, tarda ancora ad essere approvato dalla commissione competente.